Ciao ragazzi, ho già mostrato una qualche edizione startup di CG Entertainment in miei precedenti video. Siccome oggi stavo risistemando un po' tutte queste edizioni, tutti questi progetti a cui ho aderito, ho deciso di girare un video riepilogativo in cui fugacemente vi mostrerò uno ad uno tutti questi film. Ovviamente sarà una apparizione fugace per ogni titolo proprio perché sono un discreto numero e non voglio ovviamente creare un video troppo lungo. Come sempre, se qualcuna di queste edizioni che vi andrò a mostrare vi interessa particolarmente, quindi volete un approfondimento, è sufficiente che me lo scrivete qui sotto nei commenti e nel caso andrò a girare poi un video dedicato all'edizione che mi chiedete. Giusto per completezza, sono attualmente in corso di lavorazioni tre progetti a cui ho aderito. Il primo è il film Darkman, il secondo è il film Strade Perdute di David Lynch, che per la prima volta conterrà il master in 4K Ultra HD, e il terzo è l'ultima proposta, The Wizard, il piccolo grande mago dei videogames. Ovviamente queste tre edizioni ve le mostrerò in futuri video quando saranno appunto realizzate e consegnate. Una piccola precisazione, l'ordine in cui li mostro è puramente casuale, non li ho disposti in un ordine progressivo di uscita, tra l'altro appunto li ho adesso ritirate fuori tutte dalla libreria proprio per compattarle, per risistemarle un po', di conseguenza le prendo un po' così come vengono. Detto questo, direi che possiamo subito partire mostrando una ad una le startup di CG Entertainment. Partiamo con Vampires di Carpenter. Questa la possiamo definire una startup esclusiva perché è stata realizzata con cover Metalbox ed è l'unica di questo genere, l'unica appunto startup in Metalbox. Vampires, diciamo un cult di Carpenter. Passiamo poi a un altro grandissimo film a cui sono molto affezionato, Erased, startup realizzata in 700 copie. Ovviamente io sono un amante del cinema di Lynch e non potevo lasciarmi sfuggire con questa startup. Sempre dalla regia di Lynch, Inland Empire, altro film che esprime pienamente appunto il potere visionario di David Lynch, un bellissimo film. Poi passiamo a un documentario straordinario, Dune di Jodorowsky. Questo è un documentario che veramente vi consiglio, soprattutto se avete visto Dune di David Lynch. Questo vi racconta tutto quello che è il retroscena di questo progetto epocale che doveva essere appunto diretto da Jodorowsky. Veramente anche questo un bellissimo documentario e sono contentissimo che sia stata realizzata questa startup. Passiamo poi a un film assolutamente carino, Goodbye Lenin. Questo è un film che assolutamente mi è piaciuto. Startup realizzata in 500 copie. Poi altro film che mi è piaciuto tantissimo, Bode, la covata malefica di Cronenberg. Questo tra l'altro era un film che stavo cercando in DVD perché mi mancava in collezione e proprio mentre cercavo il film avevo letto appunto l'annuncio di questa startup e quindi ho aderito immediatamente. Poi passiamo a un altro grandissimo film, un thriller a cui sono particolarmente legato, Seven di David Fincher, startup realizzata in 1000 copie, tra l'altro ha veramente un ottimo master questo film, e vabbè anche Seven diciamo non ha un grosso bisogno di presentazioni, veramente un grandissimo thriller. Altro film straordinario, Manhunter. Questo film, per chi non lo sapesse, ha ispirato il più recente Il silenzio degli innocenti. È veramente questo un grandissimo film, veramente mi è piaciuto tantissimo. Questo è un progetto realizzato in 500 copie. Poi passiamo a un altro sicuramente validissimo film, Allucinazione perversa. Tra l'altro questo con la cover, ecco, lenticolare. Progetto realizzato in 600 copie. E questo insomma è un grandissimo film. E poi passiamo a un altro veramente film straordinario, Arca Russa. Questo è un grandissimo esempio di cinema, un'altra insomma startup assolutamente che ho adorato e che sono contentissimo che sia stata realizzata.
Poi un altro film sicuramente divertente e spassoso, Boogie Night, e questo è un progetto cui ho aderito ben volentieri. Boogie Night è l'altra Hollywood, film diretto questo da Paul Thomas Anderson, realizzato in 500 copie. Poi un altro film assolutamente interessante, Baghdad Café, startup realizzata in 500 copie. Molto bello questo, anche questo film. Poi ecco uno dei, devo dire, dei pochi film a cui sono veramente legato, in cui ha recitato Jean-Claude Van Damme, Timecop. Questo è un film che fin da ragazzino mi è sempre piaciuto tantissimo. Uno dei film che ho visto sicuramente di più tra quelli di Van Damme. Questo film ci ho veramente molto legato, realizzato in 500 copie. Questa sicuramente, se ben ricordo, è una delle prime, non la prima, ma una delle prime startup. Poi abbiamo Dillinger è morto, questa startup realizzata in 300 copie, anche questo insomma un film decisamente iconico per così dire. Poi vabbè, passiamo a un film per me straordinario, Donnie Brasco, e anche questa è una comunque delle prime. Infatti poi questa nella back cover aveva tutti i nomi dei partecipanti al progetto, realizzata in 500 copie. Poi di fatto tutte queste startup, come avevo già anche fatto vedere qualche precedente video, hanno appunto una full sleep con una cover scanavo, edizioni veramente molto molto belle. Poi un altro film grandissimo, Bronx. E anche in questo caso abbiamo tutti i nomi dei partecipanti sul retro. Ecco, giusto una delucidazione, magari per chi vedesse questo video e non aveva visto i miei precedenti video, nei progetti startup di CG Entertainment, i partecipanti appunto all'iniziativa hanno di fatto la possibilità di riportare il proprio nome e cognome all'interno appunto dell'elenco, che poi sarà contenuto in questo caso nella back cover o comunque all'interno diciamo del film, ed è un qualcosa secondo me di per così dire, ecco, emozionante. Ecco, sono ben felice di avere il mio nome all'interno appunto di edizioni di pregio per film che comunque mi piacciono, quindi partecipo sempre assolutamente volentieri a queste iniziative di CG Entertainment. Ecco, questa dovrebbe essere proprio la prima startup, Hit la sfida. Grandissimo film con Val Kilmer, De Niro, Al Pacino, per la regia di Michael Mann. E questo film, infatti, se ben ricordo, era stato inizialmente distribuito con la semplice scanavo senza la slipcover, ed è stata poi fornita successivamente. Infatti questo aveva la targhetta col numero di copia qui direttamente applicata alla cover. E questa sì, deve essere proprio la prima che ha dato il via a tutte queste iniziative di CG. Altro filmone, Carlito's Way, realizzato questo in 500 copie. E sempre, sì, sono proprio le prime edizioni che avevano appunto i nomi sul retro della slipcover. Vabbè, Carlito's Way è sempre Carlito's Way. Poi, allora, passiamo a un altro film straordinario, L'infanzia di Ivan di Tarkovsky. Questo sì, è l'unico film, diciamo, di Tarkovsky comparso appunto nei progetti startup, realizzato in 500 copie. Poi un film decisamente iconico, Una vita al massimo. Questo realizzato in 500 copie. Questo film è stato scritto da Tarantino e diretto da Tony Scott. Un bel film, un film stilisticamente molto molto interessante. Passiamo poi a un film veramente straordinario, Lucky. Questa è l'ultima fatica del compianto Henry Dean Stanton, attore che di fatto con questo film secondo me ha dato veramente tutto, e purtroppo è venuto a mancare prima della distribuzione del film, quindi non ha visto il progetto
finito, o meglio il film appunto finito, però veramente questo ragazzi è un film che vi straconsiglio, mi è piaciuto in maniera completa, pazzesca, e di questo film sicuramente andrò poi a realizzare, ecco, una video recensione dedicata, un bellissimo saggio sulla vecchiaia, è veramente questo un film straordinario, infatti a questa startup ho proprio aderito al volo, bellissimo. E poi vabbè, un film anche questo iconico del cinema italiano, Salò, le 120 giornate di Sodoma, e, ovviamente dalla regia di Pierpaolo Pasolini. Anche questo insomma è un film che non necessita di troppe presentazioni, insomma ben tutti penso che sappiate un po' di che cosa tratta. Sempre per il cinema italiano, Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni. Anche questo è un bellissimo film, finché avevo in collezione in DVD, però appunto per Antonioni ho deciso insomma di partecipare anche alla startup. Poi abbiamo, sempre da cinema italiano, Ieri, Oggi e Domani di De Sica. Questo sicuramente un bel film, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. E poi arriviamo a un blocco che, esatto, un blocco di cinema asiatico per così dire. Il primo, Made in Hong Kong di Fui Chen. Questo ha una cover un po' diversa degli altri, una Digipak, un po' più sottile, comunque una cover che ho apprezzato, realizzato in 1000 copie. Grandissimo film, veramente questa è un'ottima iniziativa. E poi passiamo a un altro cult del cinema giapponese, Tetsuo di Shin Tsukamoto. Anche questa è una startup che veramente ho atteso con ansia perché in collezione mi mancava il vecchio cofanetto DVD di Tetsuo, cofanetto ormai fuori catalogo, film recuperabili a prezzi elevati, e quando appunto hanno annunciato questa startup che appunto si poteva portare Tetsuo in Blu-ray, diciamo l'ho attesa con enorme ansia. Vabbè, finché non ha necessità di presentazioni per chi conosce, ecco, il cinema giapponese, un cinema estremamente visionario ma veramente geniale. E poi l'ultima startup uscita, che di fatto di questa startup ho girato pochi giorni fa il video unboxing, I Saw the Devil. Di questa appunto ne ho già parlato, quindi non mi soffermo più di tanto, ma grandissimo thriller, veramente grandissimo film. Poi abbiamo un altro grandissimo film, Brothers di Brother, non Brothers, Brother di Takeshi Kitano. Grandissimo, grandissimo film. Vabbè, Kitano è un regista che adoro. Questo è un film veramente straconsigliato, come tutti i film di Kitano. Un altro film, diciamo, che ha creato un'icona, Zombie contro Zombie. Questo lo avevo già di fatto in DVD, poi hanno annunciato la startup con la versione HD del film, e quindi ho deciso, diciamo, di partecipare per upgradare il film. Un'idea carina, un film che ha avuto veramente un buon successo. E poi arriviamo a Peninsula. Questo è il seguito del film Train to Busan. Diciamo non è allo stesso livello, secondo me, qualitativo del primo, ma è un film comunque da vedere. Questo realizzato in 500 copie. Diciamo non ai livelli appunto del primo capitolo Train to Busan, ma comunque anche Peninsula è un film che si può assolutamente vedere. Filmone per me pazzesco, dalla regia di Takashi Miike, Audition. Questo è un film estremamente crudo, ma veramente bello e per me, ecco, appassionante. Veramente un grandissimo, grandissimo film. Anche questo lo avevo in collezione in DVD, però appunto. Per film di questo calibro una versione Blu-ray è assolutamente da prendere. E poi passiamo a un altro grandissimo film, The Gangster, The Cop, The Devil. Anche questo filmone pazzesco, una bellissima storia, tra l'altro questo tratto da una storia vera. Anche per questo film sicuramente col tempo andrò a fare una video recensione dedicata perché è un film veramente interessante, assolutamente. Anche questo è un progetto appunto realizzato in 500 copie e è davvero un grandissimo film.
Diciamo che con questa concludiamo tutte le startup a cui ho partecipato in piccolo formato. Visto che però si parla appunto di startup, vado a mostrare nuovamente il box con i due Battle Royale. Di questo cofanetto avevo fatto un video unboxing su Instagram, ma sicuramente lo andrò poi a riproporre anche qua su YouTube. Grandissima edizione questa. E poi abbiamo il bellissimo cofanetto, una questione di stile. Di questo cofanetto trovate un mio video unboxing, appunto, se guardate qualche video indietro. Infatti non sto a parlarne più di tanto proprio perché ne ho appena parlato in un video dedicato. Comunque questo è sempre un prodotto che adoro e che vi straconsiglio. E con questo diciamo che chiudiamo appunto tutti quelli che sono i progetti proposti da Cisa Entertainment a cui ho deciso di aderire e partecipare. Adoro veramente questi progetti startup, non solo per la presenza comunque del mio nome e cognome all'interno del film, ma proprio perché mi piace comunque finanziare progetti che riguardano film di qualità, film che magari erano disponibili solo in bassa definizione, e attraverso queste startup appunto possiamo portarci a casa un film in alta definizione, che appunto con tutto un altro impatto visivo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e che sia un video comunque esaustivo per vedere appunto quelle che sono le startup nella mia collezione. L'ho già detto inizio video, comunque lo ripeto, se di alcuna di queste edizioni volete vedere appunto un approfondimento, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti, che o comunque vi rispondo, o comunque se è qualcosa di un po' più approfondito andrò a girare un video dedicato. Qui sotto vi metterò poi anche l'indirizzo, la pagina Facebook Startupper di CG Entertainment, così se siete interessati a seguire un po' tutto l'andamento di queste startup potete sempre essere aggiornati. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete un like, e come sempre se vi interessano argomenti relativi al collezionismo, un video o al cinema a carattere generale, seguite il mio canale perché cercherò sempre di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al mio prossimo video.